Ciao a tutti, video ricette bimbi dà il benvenuto al bimbi TM6. Per chi non si è mai avvicinato al mondo del bimbi, facciamo presente che il bimbi ha un valore unico, permette di ottimizzare il tempo in cucina, tritare, grattugiare in pochi secondi, lasciare che prepari un risotto semplicemente consultando una ricetta e quindi il tempo a vostra disposizione sarà sempre di più. Mentre il bimbi preparerà la vostra pietanza, voi potrete godervi il tempo libero. Il bimbi vi consentirà di cucinare in due modalità, una modalità manuale e una modalità guidata. Analizziamo le varie parti del bimbi. Questo è il varoma. Il varoma consente di cuocere a vapore verdure, carne, pesce, pane e anche dolci. È composto da un vassoio dove possiamo riporre i nostri ingredienti e dal varoma in se stesso, che è ancora più grande, dove possiamo sempre riporre i nostri ingredienti. Una volta riposti gli ingredienti, andremo a rimuovere il misurino e posizioneremo il varoma sopra il boccale per procedere con la cottura a varoma. Passiamo ad analizzare il coperchio. Il coperchio è fondamentale per la sicurezza. Senza il coperchio posizionato sopra il boccale, i braccetti rileveranno l'assenza del coperchio e il bimbi non partirà. Il misurino è posizionato sopra il coperchio. È stato progettato diverso rispetto al misurino del modello TM5 con queste due alette che lo bloccano all'interno del coperchio. Girando il coperchio sotto sopra, il misurino non cade. Grazie al misurino è possibile misurare i liquidi. Riempiendolo tutto andremo a avere una quantità di 100 ml. Abbiamo un altro livello che è quasi, diciamo, a metà, che va a indicare una quantità di 50 ml. Sotto il misurino ci sono delle protuberanze, chiamiamole così, che consentono lo stesso di poter emulsionare a filo l'olio durante la preparazione di maionese o altre salse. Il Bimby TM6 è dotato anche di un paraschizzi. Si posiziona sopra il coperchio al posto del misurino durante le cotture ad alte temperature e verrà bloccato quando si azionerà il bimby e proteggerà dagli schizzi dei composti ad alte temperature. Analizziamo quest'altro elemento. Questa è la farfalla. La farfalla, posizionata sul gruppo lame, consente di montare gli albumi, la panna. È fondamentale nella preparazione del burro e consente anche di incorporare aria nelle salse, nelle creme e nelle mousse. Va posizionata in questo modo sopra le lame. È importante ricordare che durante l'utilizzo della farfalla non va mai superata la velocità 4. L'azienda lo indica sulla farfalla stessa. Analizziamo il cestello. I possessori di bimbi di TM5 noteranno subito la differenza. Nel cestello in dotazione al TM6 abbiamo un coperchio che serve per far capire il livello massimo di capienza del cestello. Il cestello può essere utilizzato fondamentalmente per le cotture a vapore, ma può essere utilizzato anche per filtrare dei liquidi presenti nel boccale, posizionandolo, bloccandolo e facendo scendere il liquido che tramite questi fori verrà filtrato. Con il cestello possono essere effettuate cotture a vapore, per immersione o per irrorazione. Analizziamo la spatola.
La spatola è stata modificata rispetto alla spatola in dotazione del modello TM5. È stata studiata secondo la conformazione del boccale, è molto più morbida, quindi consente una migliore raccolta. Notiamo nella parte posteriore un becco, una forma a uncino, ci consente di estrarre il cestello dal boccale quando abbiamo effettuato delle cotture e quindi il cestello è nella condizione di essere molto caldo e contenere alimenti molto caldi, quindi ci evita di andare a contatto con il cestello stesso. Un'altra funzione della spatola è quella di spatolare. Cosa significa spatolare? Durante la preparazione di alcune ricette sentirete dire spatolando. Viene posizionata la spatola nel foro e facendo questo movimento circolare si amalgamerà meglio la preparazione stessa. La spatola non verrà mai a contatto con le lame grazie a questa conformazione. Non posso andare più giù. Il boccale è in acciaio inox e ha una capacità di 2 litri e 2. Il gruppo coltelli è il cuore del Bimby. Grazie al gruppo coltelli è possibile frullare, tritare, omogenizzare, emulsionare, polverizzare. Tutto questo in funzione delle modalità e delle velocità che possono essere impostate. Nella parte inferiore del boccale è presente un sistema di sicurezza che non consente di posizionarlo nel corpo motore se non è completo di tutti i suoi elementi. Se io lo vado a posizionare, non si incastra. Per montare il boccale, riposizioniamo le lame nel foro e ruotiamo in senso antiorario. A questo punto il boccale è completo e si andrà a posizionare nel corpo motore. Facciamo notare che nella scocca del TM6 non è più presente l'alloggiamento sia per la Bimby Stick sia per la QK, in quanto è tutto integrato. Concludiamo questo video invitandovi a visualizzare il nostro prossimo video dove illustreremo ulteriori caratteristiche del Bimby TM6. Grazie e al prossimo video.